Buonasera amici criptoinvestitori e ben ritrovati a tutti quanti per il nostro appuntamento live del venerdì, l'appuntamento più bello della settimana, dove andiamo a commentare insieme il mercato, i grafici, andiamo a vedere un po' le ultime notizie, quello che succede insomma nel mondo delle cripto. Questo per analizzare gli scenari possibili e abbozzare qualche posizione di approccio al mercato. Ovviamente, come sempre, io vi dico come lo sto approcciando io, che cosa ho intenzione di fare e vi condivido appunto tutte quante le mie idee. Bitcoin ultimamente non si sta muovendo molto, quei movimenti che sta facendo si rivelano falsi movimenti, quindi ci sta facendo un po' sclerare, però anche queste situazioni sono estremamente utili ed interessanti per seguire l'andamento, per pianificare con cautela le proprie posizioni. Visto che stiamo prendendo un po' più di confidenza anche con gli strumenti un po' più avanzati, gli strumenti speculativi un po' più avanzati, oggi vi parlo della mia ultima posizione di ieri, che vi ho condiviso su Telegram in tempo reale come sempre, che riguarda le opzioni, quindi una posizione sulla volatilità, visto che sappiamo bene come si sta comportando. Commentiamo quindi un approccio basato sulla volatilità, in particolare basato sull'assenza della volatilità, perché sì, è possibile riuscire a guadagnare anche da una situazione di questo tipo. Tra l'altro il trading sulla volatilità è estremamente interessante perché la volatilità ha una componente di prevedibilità decisamente più alta del prezzo in certe situazioni, e quindi vale la pena appunto conoscere i metodi per approcciarla. Le opzioni sono il primo metodo, il non plus ultra per il trading sulla volatilità, e quindi spingerò un po' in questa direzione, cerco un po', come dire, di accompagnarvi insieme a me negli strumenti un po' più complessi. Questo non per dirvi operate sulle opzioni, perché io sono il signor nessuno come sempre, ma semplicemente appunto per imparare quello che si può fare, il potenziale che c'è anche su uno strumento come le opzioni. Un passettino alla volta, appunto, andiamo avanti insieme, ci addentriamo nella complessità del mondo della criptofinanza, insomma degli strumenti derivati della criptofinanza. Oltre a questo, stiamo andando avanti come sempre con il trading automatico, la saga del trading automatico l'ho chiamata, perché ho in pancia una nuova strategia che ormai ho ultimato. Oggi l'ho data in pasto a Discord a voi amici della community, in modo che possiate metterci il vostro anche magari prima di condividerla, affinché appunto diventi una cosa, come dire, collettiva, che è quello che poi sarà dopo la condivisione. Lo scopo è sempre quello: mettervi a disposizione gratuitamente quello che trovo utile da utilizzare. È sempre la filosofia della nostra community, è sempre questa, avere un obiettivo comune. Quindi a breve vi pubblicherò questa nuova strategia, sempre in video, sempre spiegata come al solito, insomma come negli ultimi casi. So che vi appassiona molto l'argomento e quindi ho deciso di approfondirlo il più possibile, anche in questo caso per accompagnarvi con me nella scoperta del trading algoritmico, e basta. Quindi questo è un po' il punto della situazione. Oggi analizziamo il grafico di Bitcoin, rispondo alle vostre domande, vi ricordo che dovete fare domande, dovete partecipare, perché lo scopo di questi live è proprio l'inclusività. Quindi radunare tutti noi della community in questa arena virtuale che è Twitch e scambiarci opinioni. Quindi voi mi fate domande, io rispondo, io chiedo a voi, voi rispondete a me, facciamo un sacco di sondaggi, il sondaggio per chiedervi se volete i sondaggi e cose di questo tipo. E quindi mi raccomando, commentate, partecipate, anche perché ci sono in palio le shitcoin. Chi partecipa, chi chatta, chi segue i miei live accumula shitcoin, e alla fine le shitcoin sono tramutabili in un premio simbolico. 1000 shitcoin sono 0.005 bitcoin, tutti da holdare fino all'ultimo. Quindi mi raccomando, seguitemi, commentate, partecipate. Amici di YouTube che ci vedranno dopo, perché poi riposto la differita di questo live su YouTube in modo che nessuno se la perda, lasciatemi un like gigantesco, così mi gasate ai massimi. Sapete che ultimamente sono parecchio gasato. Basta, questo è
quanto direi che possiamo iniziare con la lettura delle vostre domande e con i primi argomenti. Allora, gli argomenti news, a parte ovviamente i grafici, sono lo scandalo Brave, che è una cosa che mi ha fatto ridere tantissimo, che introduceva i suoi referral link in maniera un po' sneaky negli URL, tra poco ne parliamo, e in secondo luogo Cardano, ADA Cardano, che sta facendo qualche passo in avanti perché è entrato nella fase Shelley, si chiama, che è, non è il personaggio di Brawl Stars, ma è la seconda fase di Cardano, che prevede un po' più di decentralizzazione. Quindi è stata rilasciata oggi, doveva essere rilasciata oggi, non so quando, non so a che ora di preciso è oggi, però la testnet, e poi a luglio sarà rilasciata in mainnet. È visto come un grosso passo avanti per Cardano, per gli sviluppatori di Cardano, e quindi sta facendo un po' di FOMO, e ciò si sta rispecchiando anche sul prezzo. Cardano, a proposito, è una delle posizioni che sto seguendo, non sono ancora dentro e tra poco ne parliamo un po'. Allora, cominciamo subito con le vostre domande, perché vi voglio carichi, mi raccomando. Buonasera, ciao a tutti, ciao, un saluto, bene, qua vi preparate. Ciao Luca, talmente gasato ai massimi che sto holdando band, dammi buone notizie. Non hai letto il mio ultimo post su Telegram? No, in realtà per il discorso holding è diverso, io parlo più ovviamente di operazioni speculative, però lo vedo un po' arrancante Band, quindi potrebbe non essere il miglior momento. Ovviamente io non voglio assolutamente influenzarti, perché non è scopo ovviamente del mio lavoro influenzare le vostre decisioni o dirvi che cosa fare. Lo scopo è analizzare insieme a voi e condividere le mie idee. Tra poco guardiamo bene i grafici e vi faccio vedere anche Band e vi dico quello che penso, che secondo me è un po' lì che arranca e potrebbe ritracciare nel breve. Buonasera a tutti, propongo cambio nome da Shitcoin a Gasacoin. Bello, mi piace, però Shitcoin rende troppo bene, perché chi di noi non è un bag holder di Shitcoin? Cioè è parte di noi, no? Di noi criptofili, aver acquistato e holdato almeno qualche Shitcoin, e questo è un reminder, insomma un memento per l'essere stato bag holder. Buonasera, cosa ne pensi di BTCV, Bitcoin Vault? Sono entrato oggi in una società per mining. Guarda, detto così ti dico la verità, non mi ispira nemmeno un po', però magari spiegami qualcosa di più, dimmi un po' che cos'è, non lo conosco, ti dico la verità. Perché non ti fai un account Twitter? Guarda, già sto diventando praticamente matto dietro a tutti gli account social che sto portando avanti, e Twitter, guarda, ci ho pensato più volte, però io tengo molto alla community italiana e Twitter in Italia ahimè non se lo fila nessuno, quindi mi spiacerebbe, per come dire, incrementare i numeri, andare buttarmi su Twitter, quindi concentrare parte delle mie energie su un nuovo canale social che poi magari non coinvolge voi della community, e quindi portar via un po' di energie dalla community per concentrarle su Twitter non è nei miei piani, diciamo, non nell'immediato perlomeno. Ne abbiamo discusso su Discord, sembra una truffa, ecco, questo riguarda Bitcoin Vault, attento quindi, mi raccomando, quando ho sentito società di mining già ho storto il naso, mi raccomando, attenzione, bisogna sempre fare la propria due diligence prima di investire i propri soldi, perché davvero buttarli via è un peccato, con tutte le truffe che ci sono è meglio evitarle assolutamente. Accumulatori seriali di shitcoin, esatto, noi tutti lo siamo. Domanda per analisi, cosa ne pensi del grafico Theta BTC, soprattutto dopo l'ultimo pump, considerando che si può anche andare short su Binance Future, è vero, anche su FTX tra l'altro, tra poco lo guardiamo. Allora mi segno Theta e mi segno Band da analizzare con i grafici. Devo entrare a seguire anch'io Discord? Assolutamente sì, non perdetevi Discord, mi raccomando, sotto nella descrizione dei miei video sul tubo trovate il link per unirvi al nostro canale Discord, che è una chat. Anche qua in realtà, se tu scorri sotto, mi ero scordato che ci sono i link anche qua, scillo dappertutto io, se scorri sotto al video vedi un po' di tabs carine, tra le quali ovviamente c'è per farmi la donazione, se vuoi lasciarmi una piccola mancetta, e poi tutti i miei canali social, se tu vuoi entrare lo trovi lì. Discord è un must, come dice il nostro amico Luna Rossa, perché effettivamente è dove c'è più opportunità di confronto, una chat divisa per argomenti, ognuno dice la sua, c'è
un modo di fare molto di aiuto, ecco, ci si sta molto vicino l'uno con l'altro, quindi consiglio anch'io di entrare in Discord. Dunque, andiamo avanti. Ricordo che il sondaggio del sondaggio l'ho portato io e ho vinto anche delle shitcoin, quindi di fatto ho partecipato a una pietra della costituzione di The Crypto Gateway. È vero, è stata una bellissima idea, sondaggio, perché in realtà c'era il periodo che eravamo presi bene con i sondaggi e soprattutto ho scoperto di poterlo fare senza occupare mezzo schermo, allora niente, ho voluto fare così. Ciao Luca, cosa ne pensi di Crypto.com, Syndicate, CRO e compagnia bella? Ti piace il progetto? Cosa ne pensi? Guarda, cosa ne penso? Penso che è come progetto è assolutamente solido e cioè vale la pena, vale il suo utilizzo, insomma non è assolutamente uno scam né niente di simile, è un progetto che spinge veramente tanto sul marketing grazie al fatto che possiede una liquidità gigantesca, possiede non uno ma due token che sono MCO e CRO, possiede le carte, possiede l'exchange, insomma ha le mani in pasta dappertutto, è uno dei progetti assolutamente più solidi. Al momento sta continuando a salire, quindi attenzione, perché è un po', c'è il rischio bolla anche lì, bisogna fare attenzione, non è che se una coin sale in continuazione, anche se il progetto che c'è sotto è solido, continuerà a salire all'infinito, perché l'abbiamo visto ad esempio anche con Binance Coin che ha fatto una bolla pazzesca e poi è capitolato, ha perso il 50% in poco tempo, quindi attenzione prima di entrare in coin che hanno un andamento tipico da bolla, ecco, nonostante il progetto che c'è sotto. Syndicate è un'altra trovata di marca, marketing, insomma, per farti acquistare i CRO, il CRO stesso è insomma, la backbone del progetto, quindi ci sta, cioè capisco il loro modello di business, sta funzionando, niente da dire. Il personaggio di Brawl Stars, sì, Shelley. Eccomi, sono in ritardo, daresti gentilmente uno sguardo a ZRXBTC? Assolutamente sì, segnato per dopo. Ciao Luca, questo Bitcoin mi sta annoiando, vogliamo pump a dump, fai qualcosa, muovi i tuoi Bitcoin. No, dai che poi mi tocca dumpare tutto se li muovo. No, scherzi a parte, oggi spendiamo due chiacchiere sulle opzioni, ne vale la pena secondo me, così vi faccio vedere che anche i momenti noiosi possono essere capitalizzati. È interessante questa cosa. Allora, qua ho perso il filo come al solito, mi è scattata la chat verso l'alto. Approfondiresti il post di oggi di Band? Assolutamente sì, tra poco. Ciao, mi ero illuso che fosse ieri la live. No, ci sono rimasto male, mi siete mancati. No, siamo qua. Le live sono il martedì e il venerdì, a meno di eventi soprannaturali che causano il posticipo. Gestione portafoglio, c'è qualcosa per poter semplificare la gestione delle proprie cripto tramite magari grafico a torte e cose così? Guarda, di tool non lo so, credo che ce ne siano parecchi. Conoscevo Delta, che tra l'altro mi pare che sia integrato con gli exchange, quindi con le API in sola lettura, ti importa già la distribuzione delle tue coin, però ahimè richiede l'holding su exchange. Io sinceramente sui miei holding guardo i grafici di Ledger Live, delle applicazioni, insomma dei miei hardware wallet. Per avere l'occhio un po' più panoramico mi sono creato un mio filettino Excel, così non devo inserire API, non devo farmi sbattimenti particolari, ma ovviamente lo devo aggiornare. Vabbè, però ne vale la pena, secondo me, anche perché è fatto come voglio io, quindi lo consiglio. Ci faresti vedere come hai applicato la EMA Slope Strategy su Ether Bitcoin? Assolutamente sì, tra poco lo vediamo. Ciao Luca, il tuo ref su Binance funziona solo con i futures o anche nello spot market? In verità il mio ref funziona solo nello spot market, è quello che dà il 20% di sconto sulle fees per sempre, lo trovate nelle descrizioni dei miei video su YouTube, lo scillo sempre ovviamente, e mentre per Binance Futures ho un codice sconto che è sconto 10 scritto in minuscolo da inserire quando vi iscrivete e dà lo sconto del 10%, è il massimo che ho potuto fare purtroppo, mentre Binance, cioè su Binance Spot e Margin, grazie all'holding di BNB, mi permette appunto di generare il codice sconto col 20%. Quindi c'è sia per uno che per l'altro. Sondaggio su Twitter, bella idea, facciamolo. Allora, lo faccio immediatamente, cioè vi chiedo se mi seguireste oppure no su Twitter e se avete un account Twitter, anzi. Allora, facciamolo immediatamente, abbiate pazienza, tra poco andiamo poi ad analizzare i grafici, quindi state lì, non vi muovete, voglio solo fare il sondaggio. Ci tengo a fare i sondaggi, sono gasato con i sondaggi. Allora, nuovo sondaggio, domanda. Mi seguireste su Twitter? Risposte: certo che sì, certo che no,
guai a voi se scrivete certo che no, e poi vi vedo e vi tolgo tutte le shitcoin. Non uso Twitter. Allora, durata, facciamo 3 minuti, dai, tanto dovete rispondere subito. Inizia sondaggio, pa, 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 pam, via, rispondere subito. Lo trovate sopra la chat il sondaggio, quindi c'è questo menu a tendina, voi scendete con la freccettina e cliccate certo che sì, ovviamente, no, oppure se non lo usate, o anche certo che no, non fatevi troppe preoccupazioni, tanto la mia idea me la sono fatta. Allora, cosa ne pensi di questa asset allocation? Vediamo subito, è bello commentare anche i vostri portafogli. 50% BTC, 15% Ether, 10% ETF sulle fatto da me, bello questo, sulle prime 15 alt, escluso Bitcoin, Ether e Stable, 10% DeFi, 10% Trading, 5% Shitcoin. Guarda, ti dico la verità, come distribuzione non mi dispiace affatto, anzi, mi piace l'allocazione 50% BTC, 15% Ether, più o meno siamo lì, io ce n'ho un po' meno di Ether. E il discorso degli ETF, sai che dell'ETF fatto da te, sai che non mi dispiace, è una bella idea, ma come l'hai costruito? Cioè l'hai soppesato per capitalizzazione oppure l'hai equidistribuito? Perché in realtà non so se conosci l'exchange FTX, adesso non per shillare, però in realtà lì non è proprio la stessa cosa. Ci sono degli indici, delle altcoin, sono dei perpetui, quindi sono dei derivati, non è proprio come holdarle, però c'è sia delle alt che delle shitcoin che delle mid cap, quindi già divisi per capitalizzazione, magari ti va di darci un occhio, però ovviamente c'è da pagare il funding, potrebbe non piacerti la cosa. Sì, per capitalizzazione, ottima idea, di tutte le top 15, quindi se cambia qualcosa nella classifica tu ribilanci mensilmente, come ti comporti in quel caso lì. Tra l'altro un'altra curiosità che mi viene è da chiederti è quel 10% trading è incluso è sempre basato su Bitcoin oppure è in base a USDT? Perché mi interessa anche sapere quello, cambiano un po' le cose. Bilanciamento mensile, ottima idea, anch'io con le cripto faccio un bilanciamento mensile, e quella lì è la mia ultima domanda, insomma, il trading con base Bitcoin o con base USDT, cioè che alla fine ti diventerebbe quindi un 60% Bitcoin se fosse su base Bitcoin. Mi sono fatto un account Twitter solo per seguire il mercato delle cripto, ma sai che anch'io ho l'account Twitter che lo utilizzo per due scopi. Il primo è leggere le cavolate che si sparano, appunto quelli di cripto Twitter, e il secondo è lamentarmi con YouTube. Infatti se voi andate a leggere il feed del mio account Twitter fa spaccare in due da ridere, perché sono solo lamentele dove taggo team YouTube, perché è l'unico punto dove ti cagano, insomma. E bilanciamento mensile 10% trading con base BTC, ottimo, quindi diventa una sorta di 60% BTC, parte del quale diventa dedicato al trading. Guarda, ti dico, bello, 10% DeFi, 5% shitcoin, la scommessina, mi piace parecchio. Mi seguireste su Twitter? Certo che sì, è il risultato principale. Bene, dai, 57% però, e siete lì. Ci penserò, vi dico, non so molto dell'idea per adesso, in futuro chi lo sa. Riguardo le opzioni, ho un'opzione che offre, è una piattaforma che offre opzioni su Ether e su depositi compound tramite la DeFi. Com'è che si chiama? Opin.com. L'approfondirò. Io le opzioni per adesso le utilizzo soltanto su Deribit, che è un po' il mercato più liquido per quanto riguarda le opzioni su BTC. Su Ether non le ho mai scambiate. Crypto.com continua a salire, sarà uno dei progetti più validi tra i token meno capitalizzati. Beh, meno capitalizzati parliamone, perché com'è che è Crypto.com? Fammi vedere su CoinMarketCap, ma non mi sembra che sia tanto poco capitalizzato, è dodicesimo, parliamone. CRO è al 12° posto, direi che facciamo parte delle high cap. Attenzione, perché te l'ho detto, poi lo analizziamo un po', però è un po' in bolla secondo me. Sono arrivato in tempo, grande, venire subito, tutti subito qua. Allora, novità su Ether Proof of Stake, in verità non ho più letto niente, non mi sono neanche informato più di tanto, anche perché ho visto che gli sviluppatori su Twitter non hanno pubblicato annunci importanti, ho visto che di passi avanti se ne stanno facendo, perché ho letto su Medium non tanto tempo fa un articolo che era una cosa un po' tecnica, però insomma uno sviluppino in più. Fatto sta che non ci sono date, non ci sono scadenze né niente.
Ciao, ho acquistato il mio primo wallet, un Ledger Nano X. Buono, ottima idea, ottima cosa. Quando vado ad aggiungere l'account Bitcoin sul Ledger, mi chiede se voglio usare Bitcoin Segwit o Native Segwit. Ho letto che la seconda permette di avere fees minori, giusto, ma potrebbe non essere compatibile con tutto. Mi dai una tua opinione su cosa si dovrebbe scegliere? Guarda, io credo che ormai la compatibilità sia un discorso passato, perché tutti gli exchange sono compatibili anche con gli indirizzi BEC32, che sono quelli che iniziano con BC1, per capirci. Quindi io ti direi di stare tranquillo e utilizzare quello, non ci sono particolari problemi. Sempre bello seguirti, grazie mille. È vero che se non si usa la carta di crypto.com immagino c'è una fee? Non lo so, perché la mia carta di crypto.com è ancora lì che sta, la sto aspettando, ecco, l'ho ordinata, mi deve arrivare. A proposito di carta, oggi mi sono gasatissimo perché mi hanno confermato che mi sta spedendo la Monolith, che è un'altra carta per spendere cripto, che voglio provare a recensire per voi. Mi ha attirato perché mi pare di aver capito, facendo i giusti accrocchi, che si può non pagare mai nessuna fee, zero proprio, e inoltre è legata a un wallet non custodian, quindi il fatto che tu detieni le tue private keys è un wallet su smart contract che poi tu carichi la carta ovviamente di volta in volta, mi piace come idea, quindi avrete un po' di updates da me non appena mi arriverà. Quante shitcoin si vincono indovinando l'orario esatto in cui si udirà l'ambulanza? Allora tu, per quanto mi riguarda, ne hai già vinte 5, perché mi hai fatto molto ridere, quindi te le meriti tutte. E beh, guarda, se c'è cioè, l'orario esatto direi che almeno una trentina, però voglio le ore con anche i minuti esatti, eh? Allora, intanto fatti dare le tue shitcoin e poi andiamo a iniziare ad analizzare i mercati, i grafici. Tu ne hai 129, tra l'altro, eh? Sei bello sul pezzo. Beccati queste 5, tac, tutte tue, goditele, non spenderle tutte in una volta, mi raccomando. Allora, qua vedo che di altre domande non ce ne sono. Come vi sta andando con il contest OKX? Sta andando, siamo a metà, siamo 60esimi, no, anzi, nel primo terzo della classifica, siamo 60esimi su 180 e abbiamo un rendimento medio del 2% circa di profitto. Tra l'altro, la cosa che mi fa mangiare le mani è che per arrivare nella top 10 e quindi dividersi il premio da 150.000 USDT, basta avere il 10% di profitto, perché il decimo ha tipo 10, qualcosa, quindi io spero che Bitcoin si muova, perché ho triggerato un po' la posizione long e insomma, visto che tutti sono short nella top 10, ho voluto andare un po' contro tendenza, vediamo un po' come andrà. E a tal proposito penso che sì, possiate ancora unirvi al team se volete, perché non ci sono barriere particolari, dovete cliccare sul link che trovate su Telegram, ve lo scillo ogni tanto su Telegram, che poi il contest termina tra pochi giorni, quindi non manca molto. Allora, stop alle domande per un attimino e andiamo a vedere un po' di grafici, perché è da 20 minuti che siamo qui, altrimenti poi mi dite che non analizzi grafici eccetera eccetera eccetera, poi ho un po' di cose di cui parlarvi e quindi incominciamo subito a vedere cosa ci combina Bitcoin, cioè niente. Allora, Bitcoin, come abbiamo visto ormai da un po' di volte, allora lo schermo è condiviso giusto, sì, ogni tanto mi viene questa paranoia, si sta muovendo tra due pool di liquidità, si trova sopra questo, il famoso pool di liquidità 9.800-10.000 di cui parliamo da tempo immemore, che è stato bucato per finta in questa situazione, in questo candelozzo verde che poi in realtà è stato assorbito immediata subito il giorno dopo, me lo ricordo abbastanza bene perché mi sono preso lo stop loss più veloce del West, io avevo abbozzato un long speculativo proprio sul retest di questa zona e mi ricordo come se fosse ieri che ero a fare un giro così per negozio eccetera, sento vibrare, ho detto sì dai, dimmi che mi ha fillato l'ordine, to the moon, guardo, filled, stopped, tac, proprio poi apro il grafico e ero così, fillato e stoppato nel giro di 5 secondi circa. E niente, questa è la vita, si va avanti. E dopodiché questo pool di liquidità è rimasto insomma in resistenza lì, che non si è fatto bucare neanche una volta, ha assorbito qualsiasi tentativo di attacco, risultando in queste shadows antipaticissime, risultando in un volume che è in decremento costante, perché nessuno c'ha più voglia di operare su un mercato del genere, che è un mercato in preda insomma alle balene che
scalpano, perché sono loro che vanno a generare i movimenti sull'intraday. Se guardate il grafico su time frame orario, è uno scempio a dir poco, vedete, è praticamente rumore continuo con falsi movimenti, spike, shadows, candele che spazzano via liquidità, dei BART, insomma è veramente uno schifo. A me non piace operare su questi time frame, perché fondamentalmente quando i volumi si svuotano così tanto, chi gode è chi ha grossi capitali e per l'appunto è in grado di manipolare un po' il mercato verso l'alto e verso il basso, andando a innescare, a triggerare questi movimenti con dei market buy o dei market sell, andando a sfruttare la liquidità in stop di chi va a posizionarsi in maniera un po' avventata sui pool di liquidità e quindi continuare a rimbalzare nel range da una parte e dall'altra. Questa situazione si invalida una volta che uno dei due pool di liquidità viene violato con conferma, quindi non parliamo di una cosa rapida, cioè sull'intraday, ma parliamo di una violazione perlomeno, come regola direi, una chiusura candela giornaliera fuori e magari da 1 a 3 conferme postume. Ovviamente un incremento del numero di conferme incrementa anche la confidenzialità della la confidenza, ho detto una cosa senza senso, la confidenza nella posizione, perché diventa più probabile la rottura effettiva, però aumenta in me anche il rischio di miss, perché chi prima arriva più gode, perché se poi il mercato continua ad andare avanti, magari chi sta ad aspettare le conferme sta lì e le aspetta e lo guarda la candela che va verso l'alto. E sono i rischi del mestiere, c'è sempre da soppesare il rischio ovviamente di una posizione con il suo possibile rendimento e andare a calcolare un po' la propria esposizione tenendo conto di tutti questi fattori. Un quadro di questo tipo sembra un qualcosa che non dà nessun tipo di spunto, e da un lato potrebbe essere vero, perché se uno opera banalmente sulla price action, sul delta, adesso un po' alla volta arriviamo alle opzioni, sulla esposizione al rialzo o al ribasso, non ha molto da dire. Cioè sì, potrebbe essere un'idea stare a palleggiare anche noi nel pool di liquidità, cosa che a me non è che piaccia da impazzire, perché comunque prevedrebbe il dover longare qua sotto per fare take profit qua sopra finché dura, e alla fine uno stop loss ti potrebbe mangiare il profitto degli scorsi 2-3 trade, quindi diciamo che il rischio rendimento non è proprio dei migliori, non sono quei trade che piacciono a me. Trade direzionali del tipo di aprire posizioni con volumi in decremento e con compressione in un range è una cosa che io tendo a non fare. La compressione in un range accompagnata dai segni di, come dire, non motilità del Bitcoin stesso, del mercato stesso, mi invoglia magari a operare sulla volatilità. Ci sono due scenari in questi termini. La volatilità ovviamente è ciclica, ok? Sale, scende, e quando sale abbiamo dei trend, quando scende abbiamo dei movimenti di compressione. La durata delle due fasi, della fase espansiva e della fase compressiva, chiaramente non c'è una legge che ce la dice, però possiamo utilizzare la testa e dire che una fase espansiva prima o poi termina, in particolare qualche segno prematuro di terminazione della fase espansiva lo possiamo trovare ad esempio nelle candele di arresto, di cui parliamo molto spesso, candele con volumi estremamente elevati che si oppongono in maniera forte a un trend, ok? Abbiamo qui ad esempio, visto che abbiamo citato questo esempio, un trend rialzista con volumi galoppanti che culmina appunto in una candela di arresto, ovvero una continuazione rialzista, palesi segni di assorbimento che si traducono in questa shadow lunghissima e addirittura una chiusura opposta. Questa è una candela d'arresto, è un muro, come dire, che ferma il treno in corsa in maniera un po' brutta, scusate per questa triste metafora, ma l'idea era quella. E cosa causa la candela d'arresto? Solitamente causa un rallentamento del trend, poi anche lì si parla sempre di probabilità, la maggioranza delle probabilità verte sul rallentamento del trend, quindi sulla lateralizzione oppure comunque degli higher highs più deboli, una diminuzione dei volumi, una diminuzione della volatilità, ok? Quindi un inizio della fase compressiva.
ritornando al nostro prospettino qua sopra, ok? Solitamente in questa zona ci sono, cioè, si trova una candela di arresto. Un'altra tipologia di candela che spazza, che scusate, vi ho già spoilerato cos'è, che abbassa la volatilità, è la candela che spazza, ovvero una candela con body così e shadows così. Bellissima sta candela, sono un artista nato, ma una candela che appunto va a spazzare liquidità sopra e sotto, lascia imbamboliti tutti i trader, liquidati anche, e poi la voglia di rientrare in posizione decresce la fiducia nel mercato stesso, perché non dà chiari segni di trend una candela del genere. È una candela di indecisione per eccellenza, soprattutto se accompagnata da volumi alti, e pertanto solitamente indebolisce molto il mercato e quindi causa una fase compressiva. Cancello la mia opera d'arte. Al contrario, le fasi compressive è più difficile capire quando vanno incontro alla loro fase terminale. L'unico indizio che abbiamo e che potrebbe essere efficace è il tempo, ok? Banalissimamente, più tempo dura questa fase, la fase compressiva, e più è probabile che la fase stia per terminare. Quindi a durata limitata, non può durare all'infinito, più dura la fase più è probabile che prima o poi termini, in particolare se i volumi continuano a contrarsi nel frattempo, il range rimane inalterato, ecco, ok, che siamo, l'elastico è teso. E soprattutto, ecco, un'altra cosa importantissima di cui tenere conto è l'open interest. Perché l'open interest, dunque facciamo che è questo qua sopra, l'open interest solitamente durante le queste fasi, quelle espansive e compressiva, tende a salire. Sale durante la fase espansiva, perché ovviamente siamo trending, il movimento è partecipato dall'apertura di nuove posizioni, c'è carburante. Dopodiché quello che accade è che in corrispondenza della candela d'arresto di solito droppa, fa una cosa di questo tipo, e poi magari continua, riparte con la salita, ok? Cioè abbiamo il drop tipico della candela d'arresto perché spazza via posizioni, ok? Il primo segno di sell off, le posizioni si accumulano, arrivano al punto di non ritorno, iniziano a fare take profit a cascata, poi take profit, stop, short, eccetera eccetera eccetera, droppa l'open interest improvvisamente in poco tempo, perché essendo così gonfio di posizioni, il mercato è in bolla, il mercato è iperesteso, basta un sell off come si deve per innanzitutto chiudere le posizioni, perché un sell off per definizione è una chiusura di posizioni, è una vendita, e in secondo luogo per far scattare magari gli stop di chi è over leveraged, ovvero di chi ha aperto posizioni con leve esageratamente alte e liquidato, quindi, oppure di chi banalmente aveva il suo stop, il suo trailing stop o quello che è. E quindi abbiamo il drop dell'open interest. Dopodiché, nelle fasi compressive, solitamente l'open interest sale, ma con meno violenza che nelle fasi espansive. Perché sale l'open interest? Perché chiaramente i trader non è che stanno lì a girarsi i pollici, sono lì che fremono perché sono dei giocatori d'azzardo e quindi aprono posizioni, cioè solitamente dentro al range operano nelle fasi ranging, perché comunque è una fase che ha la sua operatività tipica. Quello che accade è che meno trader operano nelle fasi ranging che trending, e quindi l'open interest sale ma più piano, con meno forza. In secondo luogo si formano le cosiddette appunto sacche di liquidità, di solito in supporto e in resistenza, quelle che abbiamo visto, ok? Sono quelle che vanno a comprimere poi la price action dentro a un range. All'interno di quelle sacche di liquidità è dove i trader agiscono di più, in offerta e in domanda, quindi dove vendono, dove comprano, e fanno sì che ci voglia fatica per superare quei livelli. In corrispondenza degli approcci con le sacche di liquidità, solitamente ci sono un po' di scossoni degli open interest, perché comunque si hanno liquidazioni, si hanno stop loss che sono tutti accumulati in quella zona lì. Qua in questa situazione qua c'è stato, per farvi capire, una cosa di questo tipo, ok? Un drop di 150 milioni di open interest soltanto qui, per farvi capire quanta liquidità nascosta in stop c'era in questo punto qua. E quindi questa è un po' la situazione nei range.
poi di volta in volta che si accumulano le posizioni l'open interest torna a salire, prima o poi si fuoriesce dal range a tutti gli effetti, quindi si ha la tipica, il tipico drop di nuovo dell'open interest, ma al drop si possono accompagnare due cose: un riassorbimento, quindi un ritorno all'interno del range, quindi questo è il fake out, altrimenti abbiamo un drop dell'open interest che fa da innesco per la fuoriuscita del range, le conferme dei giorni successivi che ci dicono caspita non c'è offerta che è interessata a spingere dentro al range, il drop dell'open interest era negli stop, sì la gente è stata stoppata, però quegli stop non sono stati sfruttati dall'offerta che era lì per fillare i suoi short, e quindi siamo tutti più contenti perché il breakout è confermato, e dopo cosa succede? Riparte l'open interest con la fase trending, quindi riparte a una certa velocità. Questa è la situazione tipica, ok, della fase del passaggio da fase ranging a fase trending. Come misurazioni della volatilità ci sono diversi indicatori che però ovviamente sono indicatori in ritardo, quindi non ci si può fare troppo affidamento. Questa è la pendenza dell'EMA 130, non ci interessa. Ci interessa ad esempio le cosiddette BBW, l'ampiezza delle bande di Bollinger, che come vedete in ritardo, assolutamente in ritardo, ci mostra quella che è la volatilità del prezzo, in realtà la deviazione standard, visto che le bande di Bollinger utilizzano quella come parametro, però come vedete abbiamo le fasi espansive e le fasi compressive, in particolare ci interessa la lunghezza delle fasi compressive, un'operatività che ci sta secondo me è tirare delle soglie basate sul passato e dire quando scendiamo sotto questa soglia buttare l'occhio su un trade long volatility ad esempio. Un'altra misurazione della volatilità leverage through range, che anche lui mi va a dire un po' quella che è la volatilità del prezzo. Ovviamente questa è proporzionale anche al prezzo stesso, quindi a prezzi più alti avrò un ATR più alto, va normalizzata come dire, però molti trading systems lo utilizzano per andare a posizionare lo stop loss ad esempio, perché ignorantemente, cioè a occhi chiusi senza guardare il grafico e la price action, un buon metodo di stop placement è dire mercato più volatile, stop più distante, perché ho comunque un discorso di maggiore ampiezza delle oscillazioni di movimento, mercato meno volatile, stop più stretto, e quindi l'ATR mi dice più o meno questa cosa qua. Non mi ricordo bene come viene calcolato, ma su Investopedia secondo me trovate tutto quello che volete trovare. Allora niente, questo è un po' quanto, adesso mi tocca cancellare tutto e diventerò pazzoide. Questo per dire che al momento ci troviamo palesemente in una fase compressiva che sta durando da un po', perché i volumi sono in contrazione abbastanza importante, l'open interest è ancora piatto, non mostra segni di voler incrementare, quindi ci troviamo nel pieno della fase compressiva, ci troviamo all'interno del range dove i due pool di liquidità ci continuano a rimbalzare da una parte all'altra. Che fare? Come mi comporto? Come mi espongo? Mi espongo? Non mi espongo? Allora io vi dico la mia. In queste situazioni non vale tanto la pena esporsi dal punto di vista della direzionalità, in particolare se ci troviamo nei cosiddetti sub-range, perché qua abbiamo il range principale che è range low 8550-8750, range high abbiamo la zona 10.000 e dintorni. Poi abbiamo questo sub-range che va tra le due sacche di liquidità di cui abbiamo parlato prima. Come si fa a operare qui dentro? Non si può, cioè si fa solo se si scalpa o si opera nell'intraday, non è il mio caso. Nel mio caso, che invece guardo un po' più dall'alto, cosa posso combinare? Allora, la prima cosa che c'è da avere chiara è la propria esposizione. Io al momento sono esposto spot long con un edge short, quindi sono spot long con una copertura parziale che ho aperto con prezzo medio all'incirca qui, che al momento ovviamente è leggermente in perdita, ma è un edge, quindi non è da vedere come un trade speculativo, è una copertura, come se avessi fatto un parziale take profit sul mio long pronto a rientrare qualora la situazione long si dovesse ripalesare, e quindi diciamo sono un pelino coperto un po' da tutte e due le parti. Se il mercato sale il mio edge low, il mio spot long profitta notevolmente e l'edge short va in perdita, ma poi ovviamente lo chiudo, lo stop loss è all'incirca poco sopra i 10.500. Se il mercato flette a ribasso il bias è sempre bullish, quindi sono contento fino a invalidare
validazione bias bullish che per me è sotto i 6.900, ok? Bias bullish significa la tendenza comunque a vedere il mercato in maniera positiva, in maniera rialzista, data dal fatto che abbiamo un bull market in corso che è palese anche guardando ad esempio il grafico della capitalizzazione totale, che come vedete presenta un uptrend bello lineare, bello pulito e invariato, non toccato, insomma, è in uptrend, punto. Non ci sono cavoli, non ci sono lower lows, non ci sono neanche lower highs per adesso e non c'è rottura della uptrend line, quindi bias bullish sotto tutti i punti di vista. Torniamo su BTC, perché stavamo parlando di quello. Pertanto la mia situazione è un po' quella lì, vi dicevo, nel caso in cui il mercato flettesse, il mio edge short copre in parte le perdite, ma è pronto anche in quel caso lì, a meno di invalidazione ovviamente del bias bullish, a chiudersi nel momento giusto, nel momento in cui durante la flessione poi mi si palesa un setup long, allora ci si chiude l'edge short e si va avanti net long con l'incremento di numero di BTC nelle mie tascone grazie al mio edge short. L'idea è un po' quella. Cosa manca come esposizione? L'esposizione al niente, ovvero se il mercato sta fermo non succede assolutamente niente, e visto che anch'io sono un giocatore d'azzardo sotto sotto, perché non andarsi a esporre anche in quel caso lì? Ma è possibile? Come è possibile? Che esposizione mi dà? Quanto rischio? Cosa rischio? Parliamone un attimo, spero di non confondervi troppo. Se vi confondo troppo ditemelo alla fine, magari, cioè anzi non magari, di sicuro dedicherò un video a questo argomento qua, perché merita un approfondimento, ma magari se avete qualche domanda alla fine fatemela, che potrebbe valerne la pena. Allora, se io sono convinto che Bitcoin rimarrà laterale, cioè non si muoverà, posso andare ad aprire una posizione che si chiama straddle, ok? Ci sono due tipi di straddle, si utilizzano le opzioni, allora options playbook, facciamo una cosa di questo tipo che qua ve le fa vedere abbastanza bene. Allora guardate, filter by market outlook, facciamo un bel neutral, dovrebbero esserci. Allora cosa abbiamo qua, short strangle, in realtà strangle non straddle, però c'è solo short, non c'è quello long, vabbè. Allora l'idea era di farvi vedere questo. Comunque, fondamentalmente questa posizione profitta dal fatto che il prezzo sta fermo tra A e B all'incirca, e A e B sono i due strike price delle opzioni che si vendono, perché short prevede la vendita delle opzioni stesse. Comunque, senza andare troppo nel tecnicismo per non perdervi, il discorso è: se il prezzo sta fermo io profitto, se il prezzo si allontana dal mio intervallo di break even io perdo, ok? Come vedete ci sono queste code laterali che mi fanno perdere, ok? E attenzione che la perdita è ripida, quindi bisogna stare molto molto attenti nel caso in cui il prezzo dovesse uscire da quell'intervallo lì. Motivo per cui io vi dico col cuore, un suggerimento che mi sento proprio di dirvi, è mai 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 per nessuna ragione al mondo shortare delle opzioni nude, ovvero vendere delle opzioni senza sottostante. Cioè c'è un rischio di perdita clamoroso, perché il vendere le opzioni è come vendere una polizza assicurativa. Immaginatevi, ok, che voi mettetevi nel ruolo dell'assicuratore, vendete questa polizza, se non succede niente, ok, quindi il prezzo sta fermo, voi intascate il premio della polizza, che è questa, l'altezza di questo scalino. Tra poco diamo due numeri e facciamo un caso pratico. Nel caso in cui succede qualcosa, l'imprevisto, la volatilità nel caso delle opzioni, succede che voi sborsate in quanto compagnia assicurativa, perché siete tenuti a farlo, e sborsate parecchio di più di quello che è il premio dell'assicurazione. Molto molto attenti a shortare le opzioni nude, anzi evitate magari, è un po' un gambling fare così. Tornando a noi, andiamo a vedere come si può fare uno short strangle con testa. Allora, io ho trovato uno strumento che è questo qui, è uno scanner di opzioni che ha creato l'utente Twitter TetaSeek, si chiama, ve lo mostro perché è giusto, TetaSeek, questo, lui è l'utente che ha creato questo tool, opera in opzioni, tra l'altro seguitelo, ne vale la pena, dà dei feed interessanti. Questa era la cosa su Brave di cui parliamo dopo. Questo scanner praticamente dà un feed in tempo reale delle opzioni presenti su Deribit, che è
l'exchange più interessante per quanto riguarda il trading di opzioni, ed è bello perché potete ordinarle per i vari parametri, ok? Potete ordinarle per strumento, potete ordinarle per open interest, per prezzo dell'opzione stessa, ma soprattutto per volatilità implicita, segnatevi questi termini, per theta, seconda cosa, per vega anche, può valerne la pena, anche se è legato poi alla volatilità implicita. Come si può fare uno short strangle fatto bene, short straddle fatto bene? Allora, quello che ho fatto io ieri era dire, partire dal presupposto, voglio un'opzione a scadenza breve, perché sono sicuro che prima o poi, tra non molto, parliamo in questi termini, la fase espansiva inizierà. Quando inizia la fase espansiva, quello che succede è che la volatilità implicita sale di botto, succede quell'evento imprevisto per cui l'assicuratore deve pagare. Quindi quelli sono i casi in cui si è più contenti se si comprano le opzioni, perché la volatilità implicita è direttamente proporzionale al prezzo dell'opzione, ok? Sale la IV, sale il prezzo dell'opzione. Al contrario, i momenti in cui il prezzo di Bitcoin rimane fermo, rimane laterale, il prezzo dell'opzione scende perché la volatilità implicita si riduce e c'è il cosiddetto theta, ovvero il fatto che l'opzione si deprezza ogni giorno, quindi ogni giorno che passa l'assicuratore, il venditore di opzioni, guadagna perché c'è meno probabilità, e ciò viene apprezzato nel mercato, che l'evento anomalo si verifichi, ok? Spero di non avervi perso, spero che siate ancora tutti presenti, perché stiamo per arrivare al dunque. Allora, il dunque è: cosa ti aspetti da questo mercato? Ti aspetti che rimanga fermo? E soprattutto, per quanto tempo ti aspetti che rimanga fermo? Ovviamente più la scommessa va lontano, più c'è possibilità di guadagnare, perché se vado a vendere un'opzione con scadenza più lontana incasserò più premio, però ho maggior rischio di che succeda l'evento anomalo e quindi che poi io sono costretto a pagare in quanto compagnia assicurativa. Al contrario, io ho detto, tornando al caso pratico, io penso che domani, perché su Deribit ci sono anche le opzioni a scadenza 1-2 giorni, brevissime, domani con alta probabilità saremo ancora qui dentro sto benedetto range. E pertanto ho impostato il mio short straddle basato sul domani, scadenza domani. Cosa voglio io? Voglio guadagnare il più possibile sul passaggio del giorno, quindi sul theta. Guardate, si può ordinare le opzioni per theta. Chiaramente theta è sempre negativo, perché? Perché ovviamente se io compro l'opzione perdo col theta, cioè ogni giorno che passa perdo soldi. Un theta di meno 44 significa che ogni giorno che io detengo quell'opzione perdo 44 dollari, chiaro? Quindi è un onere per me di 44 dollari al giorno, che chiaramente recupero nel caso in cui la volatilità salga, ma se non succede niente a parità del resto delle condizioni, io perdo 44 dollari al giorno. Se io vendo l'opzione, sono l'assicuratore, io guadagno 44 dollari al giorno. Quindi, guardando questo scanner nella situazione attuale, che è simile a quella di ieri, io vedo che, mettendo in ordine per theta, le prime sono Bitcoin 11 giugno, quindi di dopodomani, perché domani è il 10. Io avevo venduto quelle di domani, però facciamo l'esempio con quelle di dopodomani, visto che comunque le opzioni su Deribit scadono alle 10 del mattino ora italiana, e adesso insomma è più facile, ovviamente premiano meno quelle che scadono domani perché c'è meno tempo per far succedere l'evento anomalo, quindi meno probabilità. Guardando quelle di dopodomani, vediamo che abbiamo una put e una call a 9.750, entrambe con teta meno 45, una put e una call a 9.625, entrambe con teta meno 44. Quindi andiamo a simulare sul Deribit Position Builder, che è un simulatore di posizioni, di shortare queste quattro opzioni e vediamo che accade. Allora, abbiamo detto scadenza 11 giugno, strumento 9.750 put, 9.750 call, quindi 9.750 put, size 1, short. Ho messo call, vabbè, 9.750 put, short, e vedete che qua abbiamo uno straddle, quello a punta,
con un solo strike price. Volendo potrebbe bastare così la posizione, sì, però vedete che abbiamo un intervallo di break even fatto in questo modo a punta e un premio che comunque è massimo in una condizione molto ristretta. Qua sopra ci ricapitola la nostra esposizione, ok? La commentiamo tra poco, adesso andiamo ad aggiungere anche le 9625, 9625 put e call, quindi shortare una, shortare l'altra, ed ecco il nostro straddle che è completato. Questa era la mia posizione, in realtà io avevo shortato tre coppie di opzioni, erano sei opzioni in totale, però per rendere l'idea van bene anche queste, ok? Quindi io cosa ho appena fatto? Ho venduto quattro opzioni, ho venduto quattro polizze assicurative che qualora Bitcoin a scadenza rimane all'interno dell'intervallo 10.000 come upper bound, 9.400 come lower bound, io sono in profitto, ok? Quindi se dopo domani, perché queste scadono l'11, alle 10 del mattino, alle 10 am, Bitcoin vale tra i 9.400 e i 10.000, io ho profittato. Questo si traduce, come vedete qua sopra, in un delta praticamente neutrale, meno 0,0 è neutrale, che vuol dire che il prezzo salga o scenda non me ne frega niente, perché vedete che è neutra l'esposizione. Gamma, ignoriamolo, neutrale, è legato a delta, non ci interessa nello scenario di oggi. Teta 178,3, la posizione che avevo aperto io avevo un teta di 300 e qualcosa, significa che con questo short straddle domani io ho guadagnato $178, dopodomani altri $178, ok? Questo è il teta, è quello che voglio ottenere. Vega è l'esposizione alla volatilità, meno 10, perché se la volatilità aumenta io perdo, per ogni punto di volatilità implicita io perdo $10. Quindi questo si traduce in questo grafico qua, ovvero se Bitcoin dovesse iniziare a uscire dal mio break even interval, son cavoli, perché vedete che la perdita inizia a diventare ripida, parecchio ripida, illimitata soprattutto, motivo per cui non bisogna shortare le opzioni nude. Mentre se Bitcoin rimane stabile qua dentro, e stiamo parlando di un giorno, non di un mese, quindi non è una scommessa così impossibile, profitto. Ecco come profittare dalla non volatilità di un asset con le opzioni. Strangle, straddle, short la preferisco perché è quella che, come dire, mi permette di vendere, incassare immediatamente il premio, quindi nel momento in cui io shorto le due opzioni incasso già il premio e soprattutto guadagno dal teta, anche dal passare del tempo, quindi è la cosa migliore fattibile. Ed è il motivo per cui quella posizione lì, ma fatto un guadagno che è piccolo, erano $350 di guadagno, però insomma in un giorno con comunque una posizione complessivamente bilanciata, perché io ho tenuto conto anche del resto, bisogna tenerne conto, come vi dicevo, non è uno short nudo su opzioni, bisogna pensare, ma se comincia a pompare io cosa faccio? Nel mio caso perdevo con l'opzione, ma avevo il mio long spot che mi copriva, se scendeva avevo il mio short spot che mi copriva. Ovviamente non devo andare a naso, devo guardare quanto perdo con lo short straddle e quanto copro l'edge short, ok? Mi si intreccia la lingua con tutti questi paroloni. E comunque farsi i propri conti, ma questo è un modo per profittare dalla non volatilità. C'è anche il modo opposto, chiaramente, cioè approfittare dalla volatilità, ma non è argomento di oggi, altrimenti vi tengo qua, vi faccio veramente esplodere con queste nozioni esageratamente tecniche. Allora, per adesso questo è quanto riguardo alle opzioni. Andiamo a vedere le altre posizioni che ho aperte. Su Bitcoin ve l'ho detto, vi ho detto brevemente la situazione. Ethereum sono ancora long, perché avevo fatto un compounding un po' in questo spike, un po' in questo. Qua avevo aperto una parte della posizione rispetto a quanto voluto, qui ho fatto compounding dopo aver fatto take profit, tra l'altro, take profit in questa situazione. Ho visto com'è andato, allora ho aperto un altro limit buy qui, è stato fillato e così via. Al momento ci troviamo in una situazione per niente brutta, un triangolo ascendente, una roba del genere, ma complessivamente è curiosa, perché se il triangolo ascendente fa breakout, benissimo, perché facciamo un higher rispetto a questo, andiamo a puntare 0,0276 che è la resistenza principale, e se l'andiamo a bucare, vabbè, lasciamo stare, to the moon. Se invece dovessimo andare a rompere questo
questo costrutto a ribasso, che vuol dire in realtà non arrivare qui ma scendere sotto agli 0,024, non benissimo, perché vedete che andremo a confermare un lower high, una struttura di lower highs, e quindi c'è da andare a vedere. Il primo target è quest'area e poi c'è da andare a vedere come ci comportiamo, cioè se qua rimbalziamo e facciamo un triangolo, se andiamo a rompere a ribasso e facciamo una cosa molto più bearish, oppure che cavolo facciamo succedere. Questa è la situazione su Ether. Volendo, infatti, questo è un turning point, io lo chiamo a volte, ovvero che può essere un trigger sia di posizione long in caso di breakout che di posizione short in caso di breakdown, perché comunque abbiamo un andamento complessivo laterale guardando il passato, e questo è in entrambi i casi è direzionale come mossa, sia che rompa rialzo sia che rompa ribasso. Cardano, altra coin che sto tenendo d'occhio, al momento è in pausa di riflessione, però vedete che, ecco, forse è la volta buona che inizia a ritracciare un pelino. Allora, fin dove ritraccia? Chi lo sa. Allora, Cardano, come vi dicevo, ha un po' di FOMO dovuto alla testnet di oggi, alla mainnet di Shelley che arriverà a luglio, e quindi c'è FOMO nella community, se ne parla molto, sul Google Trends è salita di posizione, c'è FOMO per l'appunto, soprattutto perché offre l'opportunità di staking, ci sarà la possibilità di fare degli staking pools, insomma è interessante come opportunità di rendita per chi crede nel progetto. Per ora, adesso, di concreto non c'è ancora nulla su Cardano, non parliamo di Ethereum, però c'è molto potenziale, si dice, c'è ancora chi la chiama Ethereum killer ogni tanto, e però vabbè, non c'è niente di male a credere in un progetto. Sinceramente io mi baso di più sui fatti, ma chi crede nel progetto vede questi sviluppi e decide di andare a fare staking, i suoi motivi ce li può avere. Comunque, tornando al grafico, abbiamo qua una situazione in cui è esaurita per un attimo la domanda, che si è palesata molto bene qui, e quindi potrebbe essere, nel caso in cui iniziamo a ritracciare un po' seriamente, un'opportunità di accumulazione. Dove? Allora, c'è una zona intermedia che si è formata qua, questo clusteruzzo intermedio, questo, sì, e poi qua sotto. Allora, io di base, di mio, ero partito con l'idea di longare solo ed esclusivamente qui, in quanto, è la regola del breakout, no? Ha fatto il breakout, questo è il top prima del breakout, coincide con un cluster intermedio, un order block che si trova lì, è un livello di supporto forte. La mia idea iniziale era di longare qua dentro, ok? Al momento, insomma, c'è da vedere un po' come ritraccia, con che violenza ritraccia. Però un longhettino speculativo qui, perché no? Con stop loss qua sotto. Sono veramente, veramente tentato dal farlo. E comunque non accumulativo, ripeto, speculativo qua, che è diverso, stop stretto e sizing ovviamente molto minore, non so se mi esporrei più di R mezzi, vi dico la verità, mentre nel caso in cui dovesse ritracciare un po' meglio, mi aspetto ad esempio una cosa di questo tipo, per capirci, allora qua si può andare un po' più su col sizing, in questa area, con stop loss qua sotto, e con un sizing più alto, anche 2R no, ma 3,5R ci può stare, perché è un trade comunque a rischio rendimento migliore, cioè soprattutto considerando il rischio di posizione. Questa è più speculativa, stop più stretto, questa è meno speculativa, stop più largo, e soprattutto su un livello di prezzo molto più basso, e che comunque è un supporto molto più forte di quest'ultimo cluster intermedio. Questo è quanto, basta, tocca a voi. L'ultima cosa che vi dico prima di leggere le vostre domande è questo discorso di Brave. Qualcuno di voi mi ha detto di parlarne, assolutamente, e mi sembra giusto farlo. Brave ha fatto una figura un po' di cacca, perché se voi aprite Brave, guardate, scrivete Binance.us, guardate cosa salta fuori, il loro referral link, questo è shilling a un altro livello, cioè neanche shilling, è veramente una cosa super sneaky che manco te ne accorgi. E il bello è che adesso nel mio caso, guardate, è imbarazzante, cioè se voi fate Binance.us invio, lui vi reindirizza automaticamente al loro ref, ma non solo qua, anche su Binance.com,
guardate, questo non è il mio ref, è il loro, maledetti. E anche su Ledger, mi pare, Ledger questo, eccolo, guardate, Ledger Nano X, c'è il loro ref, anche sul Trezor. Voto 2 su sta cosa, Brave, male, malissimo, non si fa così. E il bello è che il buon vecchio Brandon Ike, adesso qua è stato twittato da questo utente, Cryptonator 1337, lit, e da qualche parte c'era una reply di Brandon Ike, che è quello di Brave, insomma, che ha detto, ma cosa c'è di male, scusa, è un modo per avere una piccola ricompensa, ha detto, e allora gli altri browser che mettono dentro il loro tracking, i loro UTM, eccetera, eh sì, è bello, gli hanno risposto, però tu volevi distinguerti dagli altri browser e mo mi combini sta roba qua, no, non si fa, male, malissimo. Allora io vi dico la mia personale opinione, non smetterò di usare Brave per questo motivo, perché tutto sommato mi trovo bene, però veramente una caduta di stile imbarazzante, ci hanno perso 5.000 punti per quanto mi riguarda. Voi cosa ne pensate? Ditemi un po' la vostra anche nella chat. Tra l'altro il brutto è che questo, dato che Brave è open source, come vedete è nel codice. Vedete, c'è un questo suggested sites match che praticamente ti fa un replace, ti cambia. Quando tu scrivi Binance.com, lui ti pianta dentro il suo ref, tac, e tu manco te ne accorgi. Veramente shilling to the next level, questo è. Niente, che dire, delusione. Allora, leggiamo, riparte con le domande. Ripartiamo con le domande. Che figata le opzioni, bisogna studiare bene anche quelle. Vero, verissimo. A tal proposito trovate sul mio canale una playlist dedicata alle opzioni. Come speravano di non essere sgamati? Guarda, non lo so, veramente. Cioè, io fossi stato in loro... Ma spero che ci abbiano pensato, cioè open source tra l'altro, come fai veramente a non pensarci? Cioè prima o poi ti sgamano e soprattutto fai una figuraccia, anche perché sta cosa è risuonata in tutta la community e hanno perso secondo me tantissimi utenti. Terrificante. Cosa ne pensi di comprare i Ledger Nano su Amazon, copiare i seed e restituirli? Maledetto, sei una canaglia, eh? No, cioè io spero che chi acquista poi in futuro il tuo Ledger faccia un reset. Cioè è buona norma, se acquistate un Ledger, un Trezor, eccetera, fare una, come dire, cioè un reset alle impostazioni di fabbrica prima di riconfigurarlo. Sondaggio sulla stronzata di Brave, quota, dai, facciamo un altro sondaggio, viva i sondaggi. Allora, nuovo sondaggio, userete ancora Brave dopo questo fatto? Sì, lo perdono. Sì, ma non lo perdono, che in realtà non vuol dire niente. No, addio Brave. Sa, ditemi la vostra, via col sondaggio. Visualizzi i risultati. Allora, poi cosa abbiamo da dire? Allora, oggi il mio focus è sul trading automatico, ci hai gasato la grandissima, mi fa molto piacere. Non vediamo l'ora di approfondire una cosa, lo script riesci ad aggiornarlo tu o lo dobbiamo aggiornare noi? Perché ho visto un codice che passa da 150 righe a 163. Allora, guardi, in realtà nella nostra community, fortunatamente, grazie anche a molti utenti in gamba che hanno modificato e migliorato il mio script, hanno aggiunto delle features interessanti. Tra l'altro li ringrazierò nel prossimo video, perché alcune le ho inserite poi nel nuovo script, quindi meritano di essere assolutamente citati e ringraziati a dovere. Hanno compattato molto lo script, rendendo necessario un solo slot di alert, pensate, veramente in gamba come cosa, una trovata geniale hanno avuto. E inoltre il filtro di data inizio, data fine, che io non avevo messo e qualcuno l'ha aggiunto. E poi cos'altro c'era di nuovo? Qualche altro sviluppo qualcuno l'ha modificato, quindi bisogna capire che cosa si sta utilizzando, quindi capire quello prima di, cioè magari sono più o meno righe di codice per quella ragione lì. Qualcuno mi aveva chiesto invece, sempre riguardo al trading automatico, come configurare il bot su Ether Bitcoin, quindi vorrei ritornare su questa cosa. Allora un attimino che vado a riprendermi i parametri.
perché li avevo, dov'è, eccola qua, allora EMA 130, EMA 921, trend filter attivato, volatility filter non attivato, ok, allora ve lo mostro immediatamente, Ether Bitcoin, apriamo il nostro layout che è tester strategia e andiamo a vedere un po', allora qua in realtà c'è già la mia nuova strategia, visto che oggi ci stavo smanettando. Allora dobbiamo andare ad aprire quella che è la EMA Slope Beta version 2, aggiungi al grafico. Allora i parametri erano time frame 4 ore, poi EMA 9, no questa è giusta, sì, EMA 9 e 21 con sorgente EMA 130, poi il trend filter con EMA 100. Eccolo, questa è. E il volatility filter non attivato. Basta, time frame 4 ore. Con questo settaggio, come vedete, qui abbiamo un reinvestimento del 30% del capitale, considerando la commissione di BitMEX con slippage di 2 tick, quindi una sorta anche di arrotondamento per difetto, per peggio. La commissione 0,06, perché ho incluso lo sconto del referral del 10%, altrimenti è 0,075. E come vedete abbiamo un equity line discretamente regolare, che vede un profitto netto buono, e abbiamo un drawdown limitato, 13% col 30% del capitale impiegato, un fattore di profitto buono, percentuale di una win rate buona. Come vedete le uniche fasi in flessione sono le fasi ranging di Ethereum, perché ahimè quando abbiamo una situazione ranging sappiamo bene che è dove la strategia performa un pelino peggio. La nuova strategia che sto mettendo a punto, tra l'altro adesso non so se esce una porcata perché la devo ancora finire, è sempre basata sulle pendenze delle medie mobili, dunque vediamo se in realtà, vediamo, aggiungi al grafico, dovrebbe, cioè l'avevo pensata per avere, adesso qua devo modificare meglio tutti gli input, l'avevo pensata per avere un, allora facciamo il complesso, per avere un drawdown più basso, ok? Come vedete, 7,75, qua è sempre con le stesse caratteristiche, 0,06, slippage 2, 30% del capitale ad ogni trade. Insomma, è interessante, apre meno posizioni, anche in questo caso ho messo un volatility filter basato sulla strategia stessa, che insomma dovrebbe abbassare ancora un po', sì, sensibilmente il drawdown, e funziona bene su diverse coppie, su Bitcoin, su Ethereum, insomma lo vedremo, ne parleremo, insomma, perché ne vale la pena. E il prossimo video sul trading automatico sarà su questa. Per non andare off topic, ripeto, i parametri per Ether Bitcoin: EMA 130 sorgente, EMA 921 fast e slow, EMA 100 per il trend filter attivato, volatility filter non attivato e basta, e il resto è default. Torniamo a voi, allora, perché sennò poi vi perdo. Dunque, non è solo una caduta di stile quella di Brave, è un semi-scam e in effetti non è veramente il massimo. A proposito, vediamo i risultati del sondaggio, se userete ancora Brave o no. Sì, ma non lo perdono. Molti, il 23%, dicono addio Brave, anch'io sono per sì, ma non lo perdono, nel senso che non, cioè se chiedessero contributi, donazioni, ok, non gliele farei di sicuro dopo quello che hanno fatto. Sono d'accordo con voi. È uno scam, è un semi-scam, non puoi fare referral senza che un utente lo sappia. Penso ci siano problemi legali. Guarda, quello non lo so, però sono d'accordo con te. È una cosa veramente di cattivissimo gusto. Cosa ne pensi di Cilitz e dei fan token? Stanno facendo post listing dei game pazzeschi. Il prossimo sarà Barcellona. Io ci investo. Altri criptomani come noi entreranno milioni di tifosi che non capiscono nulla. In verità non lo conosco, come si chiama? CH, com'è il simbolo? È quello di cos'era, Socios Cilitz, eccolo qua. Beh, guarda, in realtà il grafico non è che mi faccia proprio impazzire,
Non lo so, sai, non mi piace, speculativamente non mi piace. Come investimento, vedi tu, nel senso, io non lo conosco bene il progetto, quindi non me la sento neanche di dire la mia, però il grafico non mi fa proprio impazzire. Conoscete altre piattaforme? Posso convertire i miei punti in shitcoin? In realtà sono quelli i punti sono le shitcoin. Ciao, conoscete altre piattaforme da consigliare, equivalenti simili a TradingView, sviluppare strategie, personalizzare alert? GoCharting per la lettura, però purtroppo per gli alert, per le strategie, cioè gli alert in realtà li manda, però le strategie non credo che ti permettano di usarle. Sì, ma usiamo il tuo di ref, grandi i miei ref tutta la vita, mi raccomando, io voglio essere l'oscillatore numero uno. Esiste un bot di Telegram che può essere impostato per mandare webhook, per esempio TradingView Hub? Secondo me sì, anche ad esempio la piattaforma IFTTT secondo me permette, cioè anzi non secondo me, permette di mandare webhook tra i vari trigger, insomma adesso dovrei fare il login, però c'è la possibilità di, tra le condizioni, di mandare webhook. Eccolo, infatti. Adesso, questi sono quelli ecco, webhooks, infatti. Tu lo crei, metti il tuo trigger, quindi in ingresso un trigger, quindi magari potresti non aver bisogno di TradingView. Cioè se tu usi FTTT, ti prendi in input qualcos'altro che ti manda, ti trigger appunto FTTT. Lui manda il webhook a TradingView Hub e di conseguenza lui fa l'ordine poi sull'exchange. È un pelino più complicato, però funziona, ecco, quindi questo potrebbe essere un metodo. La Monolith ce l'ho, è grandiosa, ci sono delle fees, ma io avevo letto a tal proposito che c'erano due tipi di fees, la community contribution e la, come si chiama, la top up fee, che sono due fee che potresti evitare di pagare con usando DAI o il token loro, non è così? Non lo so, dimmi un po' tu che ce l'hai già. Con Monolith si può spendere anche fiat? Yes, assolutamente sì. Con Monolith tu carichi cripto, le cambi, le carichi in euro e a zero fee, tra l'altro, perché l'exchange non dovrebbe avere fee, e poi basta, nel senso tu la spendi come è una Visa. L'ambulanza prima e la zanzara poi. Sì, ma tecnicamente cosa bisogna fare? Ah, come si fanno a riscattare le shitcoin in BTC? Devi averne 1000, poi in basso a destra, se tu vedi, c'è il mio logo sullo stream, insomma, sul player video. Se tu ci clicchi, a parte i giochi che ci sono per scommettere le shitcoin e guadagnarne altro o perderle tutte, qua sotto c'è il numerino, quante shitcoin hai? Io ne ho 247, ad esempio. Spero di avere anch'io le mie shitcoin oggi. Beh, dai, devi. Io airdrop shitcoin a chi mi gasa, chi dice cose, chi partecipa, insomma. Morto con la zanzara. Infatti, l'ambulanza prima e la zanzara poi. Allora, ma dove sta il robottino azzurro? Robottino azzurro, che l'è? Credevo di averne 2700 nel pallino sinistro, ti piacerebbe 2700. Ci faresti vedere com'è? Ok, l'abbiamo già vista. Dunque. Siamo in accumulazione, alla fine di questa ci sarà da festeggiare. Dipende, siamo in lateralità, c'è da vedere dove rompiamo, per vedere se accumuliamo o distribuiamo. Twitch Prime, a tal proposito voi vi ricordo che potete abbonarvi al mio canale se avete Amazon Prime in maniera gratuita tramite Twitch Prime, quindi voi riscattate Twitch Prime e fate abbonati al mio canale e mi date la vostra donazione, è una forma per, come dire, contribuire al canale per voi a costo zero se avete Amazon Prime, e quindi sono super gasato per questo, altrimenti l'altro modo per contribuire è una donazione tramite PayPal cliccando qua sotto donazione. Ok, allora, oppure usare i miei ref, che è la cosa che mi gasa sempre di più. BTC è una domanda semplice, mi piace, queste domande mi piacciono. Volevo sapere se credi veramente al BTC a 100k. Allora, che da dove inizio qua? Guarda, ti dico la verità, se sì, tra molto tempo. Cioè, io non credo in queste scommesse qui del dire quanto varrà, quanto arriverà. Io credo che si apprezzerà nel tempo. 100k mi sembra una stima troppo ottimistica, ti dico la verità, non lo so, c'è da vedere cosa succederà nel futuro, per adesso io rimango coi piedi per terra.
100K, ma come minimo 10 milioni, un satoshi uguale un dollaro, via, volare. Ieri ho visto il tuo video del 1 aprile 2018, 5 altcoin per diventare ricco, bellissimo, lo consiglio a tutti, guardatevelo, il pesce d'aprile. Ragazzi, ma anche a voi disconnette continuamente dalla chat? Mi spiace. Abbassa la risoluzione, mi butta fuori dalla chat, ma il video ok, mi spiace. Ragazzi, realismo, il prossimo target è a 100K. Il primo vero target è l'all time high entro il 2020. Dai, no, 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 basta, fermi, fermi, fermatevi subito con queste predizioni. Io odio le predizioni. E a 20K mi compro un carro da morto, cambio automatico verde cromato. Bellissimo, perché per Bitcoin che poi sarà morto ancora. Ciao Luca, devo scappare, recupererò tutto sul tubo perché il tema opzioni è molto interessante. Buona serata a tutti. Mi fa piacere, troverai tutto sul tubo come sempre e poi sul tema opzioni approfondiremo nel tempo. Adesso un po' alla volta ve lo sto edulcorando e poi come dire, ve lo propongo, vale la pena conoscere le opzioni. In ogni caso, volatilità in arrivo, stay tuned. A tal proposito, sempre tornando alle opzioni, nel caso in cui la volatilità implicita dovesse venire sottoprezzata, boh, si è impallato lo scanner, no? Allora, l'altra cosa carina è mettere in ordine per volatilità implicita le opzioni. Guardate, ce n'è alcune prezzate 54, 55, cioè veramente poco. Sono quelle ovviamente a scadenza domani, che tu dici, non è che entro stasera aumenta la volatilità. Però se si riesce ad andare a beccare una scadenza di medio termine, che può essere, che ne so, 19 giugno, 26 giugno, già potrebbe andare benino, e una volatilità implicita comunque discretamente bassa, ci si fa i propri conti, ok? Guardate ad esempio qua le put e call a 10.000 al 26 giugno. Se uno vuole banalmente aprire una posizione long volatility e delta neutral, cioè neutrale ai movimenti del prezzo, può fare un acquisto della sia call e put che a 10.000 dollari di strike, scadenza 26 giugno. Ti esponi alla volatilità implicita, tu stai comprando a 60 di volatilità implicita, che non è molto alto, può scendere ancora, secondo me, però è comunque un buon prezzo. Ti esponi di contro a un theta negativo di 30 al giorno, che è, insomma, 30 dollari al giorno persi, però insomma, quando poi la volatilità ti spaica da una parte o dall'altra che sia, godi, perché ovviamente tu profitti dal delta, chiaramente, ma anche dalla volatilità stessa, insomma. Questo per dire che quando poi la compressione dura a lungo, la volatilità implicita tende ad abbassarsi, deprezza le opzioni e lì diventa l'opposto. Prima abbiamo visto shortare le opzioni, diventa interessante longarle. Ecco. Allora, put teta. Se qualcuno ascolta mi credono un pervertito, bella, mi piace, vuoi sbancare sulle altcoins proprio, poi sulle shitcoin, poi te ne do delle altre, te le merite. Che figata le opzioni, ok. SNX, piano piano potrebbe star creando un bottom, SNX USDT, andiamolo a vedere, SNX, Synthetix, bello tra l'altro. Allora, Synthetix Tether, KuCoin. Per quanto io non usi KuCoin, andiamolo a vedere. Un bottom? Allora, beh, Synthetix Tether effettivamente più che un bottom sembra più un triangolo, una cosa di questo tipo. C'è da vedere come si comporta. Allora, possiamo iniziare a tirare una trend line discendente, poi lo andiamo a vedere su BTC, che sembra essere stata violata, quindi potrebbe esserci un inizio di bias bullish. E poi qua abbiamo la nostra prima resistenza statica, però con volumi così bassi vedete che abbiamo un'esagerazione di shadows. Vediamo un po' il settimanale, cosa ci dice. Il settimanale, cosa abbiamo? Di qua a mezz'aria non abbiamo molto. Avevamo questo di livello di supporto resistenza, cluster intermedio, che al momento è diventato un supporto, quindi sì, sembra che lo scenario sia positivo. Il prossimo high sulla strada è questo qua, 1 dollaro, quindi si potrebbe usare quello come trigger, insomma, superare il dollaro è bene, altrimenti se ci cozziamo contro si potrebbe iniziare a ritracciare verso quest'area di liquidità. Ripeto, KuCoin ha poca liquidità, quindi faccio più fatica anche a tracciare i pool, le aree e quant'altro. Andiamo a vedere SNX BTC, che mi piace di più come analisi.
E vediamo che ci dice. Allora, ecco, questa forse è un po' più interessante, perché vedete c'è un'area un po' meglio marchiata di resistenza 0.0001 e un dove sei qua e una formazione pseudo triangolare, quindi occhio al break da qui. Una volta che breakiamo, ci abbiamo già pronto il pool di liquidità dal quale attingere per una posizione long, ok? Questa è la mia visione su SNX. Anche in questo caso, tra l'altro, il cluster intermedio qua si è comportato bene. Opla. Allora, adesso voi mi avevate chiesto band, quindi andiamo a vedere band. Prima che mi dimentichi. Allora, band, come vedete, come ho scritto anche su Telegram, sta mostrando dei segni di esaurimento dell'uptrend. Quali sono questi segni? Allora, guardate, band corre follemente, parabolico, non ancora parabolico, ma quasi. Il fatto è che, come vedete, abbiamo delle leg up continue, quindi higher highs, higher lows, uptrend, bias bullish in dubbio. Però qua abbiamo, vedete, queste shadows non bellissime perché sono, vabbè, decrescenti come top e soprattutto vedete che mostrano palesi segni di offerta qua, qua e qua con volumi decrescenti, quindi un po' di interesse decrescente. Questa è una sorta di candela di arresto, se la vogliamo vedere così, perché la shadow è preponderante rispetto al body, quindi l'offerta schiaccia la domanda. Al seguito di questa indecisione c'è stato un altro impulso di domanda che poi è stato abbattuto di nuovo dall'offerta, chiudendo con questa nullità di candela. E adesso che ormai le energie sono pressoché nulle e la shadow di nuovo è preponderante, i volumi sono miseri, il body è di nuovo pressoché nullo, abbiamo una fase ormai terminale secondo me di questa situazione e è probabile un ritracciamento che potrebbe andare a finire in primis in questa zona che è un cluster intermedio e quindi questa è la prima zona dalla quale si può attingere. La seconda zona sarebbe quest'altro cluster intermedio che è una linea, non è neanche un cluster, quindi se dovesse fare così si potrebbe attingere anche da qua. Il long qua ci può stare con stop loss ad esempio qua sotto, è una buona posizione speculativa, anticipatore nel caso in cui si voglia già mettere il limit buy ad esempio alla chiusura della prima candela settimanale sotto questo costrutto che diventa un costrutto di top, e altrimenti la posizione meno anticipatrice è quella di aspettare dei segni di domanda qua dentro la zona di cluster intermedio che possono essere ad esempio, vedo che torno qui dentro, vado a zoomare sul giornaliero, vado a vedere se ad esempio c'è un engulfing bullish, ovvero candeline in discesa e poi papam sul giornaliero, o altrimenti un failure swing, quindi la classica shadow inglobata con chiusura qua magari sopra dentro il cluster intermedio, e questa potrebbe essere una posizione discretamente interessante su band, però ahimè al momento longarla non mi sembra un'idea pazzesca vista la configurazione con queste shadows poco piacevoli. Bene, torniamo a noi, vai, andate avanti con le domande. Ecco, band BTC l'abbiamo già visto, ora sì. Il moderatore mi cancella i messaggi, volevo condividere info su Shillitz, non devi guardare il grafico ma del token fan, ovvero quelli delle squadre di calcio che stanno facendo gain pazzeschi. Guarda Juve token, gain assicurato, mamma mia, vicein holder, il nostro caro vicein holder. Allora, che dire, non lo so, ma ci sono i grafici sugli exchange, non credo. Dove si trovano? Sull'exchange stesso loro? Boh. Stellar Lumens, andiamo a vedere Stellar Lumens, andiamolo a vedere XLM, dove sei? Qua Stellar, interessante, potenzialmente interessante, non ancora, però mi sa che domani su TG lo posso condividere perché questa è una posizione da tenere d'occhio qualora breakiamo, ok? Abbiamo questo top al momento che ci ha schiacciato qui dentro, abbiamo dei low che stanno triangolando a rialzo più o meno, e qualora dovessimo rompere questo range avremmo questa zona, vedete abbiamo questi spike come top poi dell'entry e lo stop loss alla perdita del breakout oppure sotto a questo swing low. Per adesso no, però appunto occhi puntati, anche perché guardate che bei volumi in acquisto che ultimamente ha piazzato fuori. Occhio, occhio a Stellar, da tenere d'occhio.
mi sentirete parlare di lui. Allora, tornare alle domande. Matita BTC l'abbiamo già visto? Ovviamente no, me lo dovete ricordare ogni volta perché altrimenti me fumo via tutto. Teta BTC. Allora, Teta BTC ha avuto il classico pump and dump per adesso. Andiamolo a vedere sul giornaliero. Non mi piace nemmeno un po'. È nella fase di post bolla per il momento. Allora, io attenderei dei segni di palese domanda. Allora, qua c'era un'opportunità di short. Guardate, cluster intermedio in resistenza. Che ha fatto da... è stato bucato. Poi ha fatto il retest e la prosecuzione ribassista. Per il momento, che dire, si è sgonfiato già abbastanza, però la prossima area target potrebbe essere questa qui. Quindi, dunque, shortarlo non me la sentirei perché è troppo... cioè le altcoins in generale shortarle non mi fa impazzire perché sono un po' rumorose, a parte quelle più capitalizzate. Quindi io lo attenderei magari in quest'area e aspetterei qualche segno di domanda, quindi degli engulfing piuttosto che dei failure swing, piuttosto che dei costrutti higher high, higher low su time frame più brevi, prima dei quali non mi muoverei molto, anche perché come vedete i volumi sono abbastanza miserabili. Tra l'altro su Theta Bitcoin com'è lo spread dei future? Perché un po' di tempo fa avevo notato che era abbastanza alto. No, è l'1%. No, vabbè, e questo è lo spread su FTX del prezzo tra il future e il perpetual e come vedete era arrivato al 12% quasi in questa zona. Post listing adesso si è appianato, è al meno 1%, quindi i due prezzi pressoché coincidono. Quando lo spread è alto c'è possibilità di cash and carry, ne abbiamo parlato ieri nel video su Bitcoin, in verità però vale anche sulle altre sulle altcoins, ovvero di andare a shortare il future, longare il perpetual o viceversa per andare a colmare poi lo spread, a chiudere entrambe le posizioni quando lo spread si annulla, chiusa parentesi. Allora un'occhiata ai buoni vecchi Tezos Land subito. Allora, Tezos è sempre lì, anche lui non si è mosso molto, mi pare. XTZ, eccoti qua. Allora, Tezos è, vedete, è laterale, è un po' noiosino, maledetto tu, Tezos. Che dire, ha fatto il suo higher low qua sotto, poi ha fatto questo costrutto di pseudo bottom che ha creato questo supporto, tuttavia manca di domanda, non c'è domanda, cioè finora c'è equilibrio, quindi non lo so, non longherei in questo momento personalmente perché troppi test comunque di questo supporto qui, attenderei per longare una rottura di questa zona qua. Basta, tatac, così, altrimenti niente. Le altre erano Eng. Eccola. Allora, Eng. Anche lei ha ritracciato un attimino, si trova su un supporto, però non è, anche lì sta lateralizzando, non è che ha fatto il rimbalzo sul supporto, ma lateralizza, quindi attenderei quantomeno la rottura di questa zona. Questo può essere un pool di liquidità, perché è in uptrend, potrebbe valerne la pena. Abbiamo questo che è un bello ostacolo per fare un higher high, perché i peggiori top sono quelli con le shadow lunghe, per quanto mi riguarda. E in ogni caso un trade speculativo alla rottura di qua, con target appunto alla zona di top, ci potrebbe anche stare. Io non lo farei, dico la verità, ci sono setup migliori, però il bias è bullish, quindi perché no? Si potrebbe anche azzardare. Ripeto, non lo farei. Land è una bomba. È una bomba perché ha appena fatto un higher high dopo un ritracciamento, tra l'altro. Quindi si è sgonfiato un po'. Non è troppo parabolico. Oh sì, com'è, vediamo. Beh, insomma, parliamone. E in ogni caso, price discovery, perché qua siamo alla rottura del massimo. Storico? No, non storico. Quindi andiamo a vedere un po' di settimanale per farci un'idea di dove potrebbe essere il prossimo, la prossima resistenza. La prossima resistenza direi che è qui. Opla. Quindi 891, probabilmente ci cozziamo e se non ci cozziamo ci potrebbe stare il speculativo qua.
con stop loss qua sotto, adesso sarebbe da andare a vedere sul daily. Rompere anche questo significherebbe invece spostarsi di uno step più su, quindi andare a finire qua, che in realtà c'è il cluster intermedio. Ecco, questa sarà una zona ardua da sfidare per Aave. Non lo so, quasi quasi non mi esporrei adesso, mi sembra un po' rischioso. Un pelino rischioso, molta liquidità in offerta, qui deve ancora ritracciare un po' come si deve. No, non mi piace neanche questo setup, a dire il vero. Cioè, sicuramente bullish e tutto quanto, però nel complesso non mi convince un setup di questo tipo. Allora, andiamo a vedere un po' di ultimissime domande. Theta BTC, soprattutto con future short. E ripeto, shortare Theta è un po' un rischio, perché c'è il rischio che faccia quei numeri lì di andare a fare degli spike e di stopparti. Secondo te quante possibilità ci sono che BTC torni giù di tanto? Cosa intendi per di tanto? Guarda, ti dico la verità. Se ritraccia, io vedo come buon target accumulativo. Allora, se dovesse rompere a ribasso al momento il range, avremmo un buon livello di accumulo, vabbè, sicuramente a 8.000, poi avremmo 7.600 e poi l'ultimo 6.900. Persi questi livelli, perdiamo il bias bullish per quanto mi riguarda, e quindi lo scenario non sarebbe affatto dei migliori. Aspetterei prima di prendere posizioni anche accumulative. Che torni giù di molto, guarda, detto così a priori ti direi una minchiata, perché non so stimarti una probabilità. Cioè, è possibile che succeda, è possibile che non succeda, dipende da dove rompi il range e da quanta offerta accompagna la rottura del range. Per adesso è bullish, quindi è più probabile, se vuoi la mia opinione, una continuazione rialzista che una ribassista, detto in maniera proprio easy. Ragazzi, cosa ne dici dell'utilizzo di machine learning per fare trading? È un campo veramente ciclopico. È un mondo, cioè, da esplorare, vale la pena. Io non ne sono in grado per il momento, ma assolutamente da esplorare, cioè vale la pena studiarne quantomeno le performance. Ragazzi, ripeto, vi faccio un carissimissimo saluto e vi ringrazio di avermi seguito. Stavo guardando intanto con un occhio ancora la chat, che vedo arrivare altri messaggi, ma purtroppo abbiamo sforato il tempo massimo, altrimenti poi viene un pappardellone da caricare sul tubo. Per chi si è perso qualcosa, mi raccomando, recuperate sul tubo, perché tante cose interessanti in questo live di oggi. Per il resto ci vediamo al prossimo live, che sarà questo venerdì, come sempre il live del fine settimana. Aggiorniamo le situazioni, le posizioni, andiamo a vedere un po' tutto quanto ciò che è cambiato e gli scenari nuovi. Vi ricordo che potete seguirmi su YouTube, su Telegram, su Facebook e su Discord, oltre che qui su Twitch. Per chi mi sta guardando su YouTube in differita, parlo agli uomini del futuro, seguitemi anche su Twitch, vi lascio tutti i link in descrizione, e lasciatemi un like per gasarmi ai massimi. Insomma, sapete che io mi gaso con poco e voi non costa assolutamente nullissimo. Ragazzi, se ti sei perso qualcosa, sei un giustino sole, ben detto, chi si perde i live è un giustino sole e un Tron 15.0. Con questo vi saluto e alla prossima, ciao a tutti, buona serata.